Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Oggi parleremo di una grande annata per il tennis. In parte ciao a tutti e benvenuti. Oggi affrontiamo un tema che sta facendo molto discutere. Il percorso della Juventus con Thiago Motta alla guida ormai da diversi mesi. Che cosa sta cambiando davvero rispetto al passato? E cosa ci possiamo aspettare per il futuro? Restate con me fino alla fine per scoprire tutte le prospettive. Thiago Motta è alla Juventus da più di 4 mesi e in questo tempo si è già messo all'opera per imprimere un'identità nuova alla squadra. Fin dall'inizio ha puntato su un gioco più fluido, moderno, con un'impronta molto diversa da quella di Massimiliano Allegri. I tifosi sono entusiasti di vedere un approccio più offensivo, con una maggiore attenzione al possesso palla e al pressing alto. Ma con una squadra abituata a un assetto più prudente, quanto ci vorrà per vedere risultati davvero solidi? Sotto Allegri, ricordiamo, la Juventus era più difensiva, attenta a non esporsi e cercava di costruire le vittorie su pochi errori. Con Thiago Motta, invece, vediamo un tentativo di tornare a uno stile più vicino a quello delle grandi squadre europee, come il City di Guardiola o il Liverpool di Klopp. È una scelta coraggiosa, perché non è facile cambiare mentalità, soprattutto con giocatori che per anni hanno seguito una filosofia più conservativa. Nonostante qualche passo falso, la squadra sta cominciando a mostrare segnali di crescita. Certo, non mancano le difficoltà. Difensori e centrocampisti devono adattarsi a coprire più campo e a essere sempre pronti al pressing. Anche in attacco ci sono margini di miglioramento, soprattutto nel finalizzare le occasioni create, che ora sono più numerose ma non sempre efficaci. Thiago Motta ha ancora tanto lavoro da fare, ma i tifosi sembrano disposti a concedergli tempo, soprattutto se la squadra continuerà a migliorare. Cambiare rotta non è mai semplice, ma la Juventus sembra finalmente voler guardare al futuro con una mentalità più europea e ambiziosa. Siamo solo agli inizi di questa trasformazione, ma il potenziale è sicuramente alto. Quindi restate con noi, lasciate un commento qui sotto per farci sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete un like e attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Ci vediamo presto!